Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma subito i nostri titoli. I laboratori privati calabresi in piazza oggi a Roma per protestare contro il decreto Calabria. Una delegazione ricevuta dal sottosegretario Bartolazzi, ma dalla Commissione Senato arriva l'ok al decreto. Ancora un carico di cocaina intercettato nel porto di Gioia Tauro. Il carico è stato scoperto dai finanzieri di Reggio Calabria coordinati alla DDA della città dello Stretto, 5 le persone arrestate. A Cosenza è sempre più preoccupante il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il procuratore spagnolo lamenta l'atteggiamento silente della società e chiama in causa il mondo distratto della scuola. Altro tassello per il Tribunale di Vibo, insediamento stamattina del presidente della sezione penale, Gratteri, che ha presenziato alla cerimonia e ha parlato di passo in avanti verso la legalità. Dal report della Banca d'Italia sullo stato dell'economia in Calabria emerge l'abnorme destinazione di denaro al comparto sanitario. Pesano per le casse della regione i viaggi della Speranza. Avrebbe minacciato con una mannaia e una motosega la moglie e i figli. È stato il più piccolo della casa ad allertare i carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano, che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo. Magari non succede, ma non si sa mai, così molti inseguono il sogno. In palio ci sono 171 milioni di euro e il Super Enalotto fa il pieno di giocate. Ancora buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque parliamo anche oggi in apertura del decreto Calabria. Proprio questa mattina la protesta in piazza Montecitorio a Roma dei laboratori privati calabresi che appunto contestano questo decreto, ma intanto è iniziata la discussione nell'aula del Senato, discussione che proseguirà domani anche per l'esame degli emendamenti presentati, sono circa un centinaio. Vediamo. Mentre nell'aula del Senato si discute del decreto Calabria, in piazza Montecitorio il sit-in dei lavoratori della sanità privata calabrese accreditata, aderenti alle associazioni di categoria Federlab e Anisap. Circa 250 persone hanno raggiunto la capitale per chiedere di riformulare il decreto Calabria sulla sanità, perché, come ha spiegato Alessia Bauleo, responsabile di Federlab Calabria, nel testo già approvato dalla Camera non si parla della questione principale della sanità calabrese, ossia il mancato raggiungimento dei livelli minimi di assistenza. Vengono consolidati i tagli già presenti nei precedenti commissariamenti. Allora, dove sta il cambiamento? Siamo in piazza per la sopravvivenza, ha aggiunto il presidente di Federlab Lamberti, perché le strutture non possono sopravvivere quando negli ultimi 4 anni hanno avuto una decurtazione di più di un terzo dei fondi. Non puoi trattare il DL Calabria con una decretazione d'urgenza facendo soltanto 2 letture, Camera e Senato, senza prevedere la terza. Perché se ci fosse stata la terza lettura alla Camera oggi avremmo potuto cambiare anche le soglie dell'assistenza sanitaria oggi in piazza con la riunione del Ministro, ma siccome loro hanno voluto fare la declarazione d'urgenza per essere fatti in un periodo breve, rischiamo che i nostri emendamenti non vengano accettati e nemmeno fatti loro, e quindi non potendo tornare alla Camera dobbiamo deliberare l'urgenza. Poi l'urgenza senza soluzioni non capisco a cosa serve, perché se siamo qui ci sarà un motivo. Se tutte le reti calabresi stanno dando una mano alla Calabria per portare la voce dei calabresi, far conoscere i calabresi chi ci rappresenta, se siamo qui è perché evidentemente qualcosa non va nel decreto. E lo vediamo sulla nostra pelle. Una delegazione è stata poi ricevuta dal sottosegretario Bartolazzi, ma dalla commissione di Palazzo Madama è arrivato l'ok al provvedimento e nel pomeriggio è iniziata nell'aula del Senato la discussione sul decreto Calabria, che prevede misure straordinarie valide per 18 mesi per il servizio sanitario calabrese. La cronaca adesso: fiumi di cocaina al porto di Gioia Tauro, lo scalo si conferma strategico per gli affari della 'Ndrangheta, lo rivela l'operazione Balboa della Guardia di Finanza di Reggio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dello Stretto, 5 le persone arrestate. Il porto di Gioia Tauro, centrale antistrategico per i narcos calabresi, punto di snodo commerciale della cocaina importata dal Sud America, lo conferma l'operazione Balboa condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della città dello Stretto. 5 le persone finite in manette. Si tratta di Emanuele Umberto Oliveri, 32 anni, Domenico Pepe, 64, Alessandro Galanti, 38, Antonio Ponziani, 34 e Alessandro
Alessandro La Rosa 41. Secondo gli inquirenti, il gruppo criminale, che operava per conto della cosca Bellocco di Rosarno con la complicità di portuali infedeli, gestiva il traffico internazionale di stupefacenti. Gli arresti disposti dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della DDA guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. Ricostruita la rotta della droga che è giunta al porto di Gioia Tauro, nascosta in borsoni nei container, veniva esfiltrata dai portuali infedeli, accertata una fitta rete di contatti su cui l'organizzazione poteva contare. 600 i chili di cocaina sequestrati nell'ambito del procedimento, mentre si è riusciti anche a ricostruire altre importazioni di stupefacenti per 312 chili direttamente riconducibili all'organizzazione. Il business della droga e l'importanza dello scalo gioiese per l'Andrangheta è quanto emerge dalle indagini. La battaglia dello Stato contro l'antistato si combatte sulle banchine del porto. E a Cosenza è sempre più preoccupante il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il procuratore spagnolo lamenta l'atteggiamento silente della società. L'argomento droga è molto tosto e molto preoccupante. I numeri emersi dalle ultime inchieste della Procura di Cosenza sono allarmanti, tant'è che il procuratore spagnolo non perde occasione per sottolineare la pericolosità del fenomeno. Estremamente preoccupante quello che sta succedendo a Cosenza. Io ho lavorato altrove, ho fatto indagini di traffico internazionale di droga quando ero a Catanzaro, abbiamo fatto indagini importanti a Vibo, eccetera. Ma non c'era un tessuto sociale così compromesso. Le ultime indagini che abbiamo fatto ci indicano quasi un modello Scampia, questo è un fatto estremamente preoccupante. I numeri sono impressionanti, nell'ultima operazione abbiamo ricostruito 1000 episodi di spaccio, abbiamo sentito 200-300 assuntori di sostanze, persone per lo più minorenni, abbiamo inquisito insieme con la procura dei minorenni spacciatori. Questo sta ad indicare che il problema è un problema sociale, culturale, prima ancora che penale. I numeri enunciati fanno accapponare la pelle e desta grande perplessità il ruolo silente della società cosentina. Nel processo di trasformazione della società che è in atto in questo periodo, Cosenza non è un'isola felice. Dico che non lo è assolutamente, la Procura con le sue forze, con il suo impegno, ha il compito di individuare condotte di reato, non di studiare e analizzare fenomeni, e questo stiamo facendo in alcuni settori molto delicati. La cosa che più inquieta è il passaggio del procuratore spagnolo, che adesso sentirete, e che chiama in causa il ruolo della scuola. So soltanto una cosa, che quando facevo il procuratore a Vibo Valentia, ogni settimana andavo in una scuola a discutere di queste cose, ma non a fare comparsate, a studiare, a fare progetti e tutto il resto. Qua a Cosenza il mondo della scuola lo vedo un attimino impegnato in altro. Sicuramente noi siamo qua pronti ad interagire, ma interagiamo molto poco. Il GUP di Catanzaro ha inflitto 65 condanne per gli imputati coinvolti nel procedimento Johnny, scaturito dal Maxi Blitz di 2 anni fa, coordinato dalla DDA di Catanzaro contro la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. È stato condannato anche l'ex governatore delle Misericordie, Leonardo Sacco, ad una pena di 17 anni. 640 anni di carcere, questo è il totale delle condanne inflitte dal GUP del Tribunale di Catanzaro al termine del processo celebrato nei confronti degli imputati coinvolti nell'operazione Johnny contro le cosche di Isola Capo Rizzuto, che hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. 65 le condanne e 18 le assoluzioni. In alcuni casi il GUP ha deciso pene più pesanti di quelle chieste dal pubblico ministero. Il blitz della DDA di Catanzaro scattò nel maggio di 2 anni fa e inflisse un duro colpo alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, che avrebbe
esteso i suoi tentacoli anche sul centro di accoglienza per migranti Sant'Anna. In carcere finì anche l'ormai ex governatore della Misericordia, Leonardo Sacco, ritenuto dagli inquirenti il broker finanziario della Cosca, oggi condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Sacco, considerato il volto pulito della Cosca, avrebbe distratto denaro pubblico dalle risorse milionarie destinate al CARA. Nell'inchiesta è coinvolto anche l'ex parroco Don Edoardo Scordio, che ha scelto invece il ritorno ordinario. Le indagini, lo ricordiamo, hanno consentito di provare anche gli interessi della potente Coscarena nel settore della raccolta delle scommesse online. Il clan inoltre aveva imposto la propria presenza anche sull'area ionica della provincia di Catanzaro, dove attraverso suoi affiliati o con il sostegno di cosche alleate aveva monopolizzato il business delle estorsioni ai danni di esercizi commerciali e imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche. Altro tassello per il Tribunale di Vibo, insediamento questa mattina del Presidente della Sezione Penale, il Procuratore Gratteri, che ha presenziato alla cerimonia, ha parlato di passo in avanti verso la legalità. Si è insediato questa mattina il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valentia, è il giudice Tiziana Macri, 53 anni, e proviene dalla sezione GIP GUP del Tribunale di Catanzaro, dopo essere stata giudice della prima sezione penale dello stesso Tribunale. La cerimonia ufficiale di insediamento si è tenuta presso l'aula Emilio Sacerdote del Tribunale di Vibo Valentia. Sono felice, emozionata, sicuramente spero di poter fare un buon lavoro e mi auguro, questo sarà il mio impegno. Ho dedicato tanti anni al servizio del Tribunale di Catanzaro, ma proprio con devozione. Mi auguro di poter fare anche di più in questa sede, che è una sede sofferta, però già me ne sono innamorata, quindi chiaro che la bacchetta magica non ce l'ho, ma certamente ho voglia di lavorare. Ho visto che ci sono giovani colleghi davvero pieni di entusiasmo, e questo penso che sia una risorsa. Farò del mio meglio, è chiaro che ci saranno delle priorità, i detenuti, i processi di Dia avranno la precedenza, tutto il resto verrà affrontato col massimo impegno. Questa è l'unica regola che conosco, quella che ho applicato in tanti anni di servizio presso il Tribunale di Catanzaro. Tiziana Macri arriva a coprire un posto che era ormai vacante dal settembre dello scorso anno, quando il plenum del CSM aveva deliberato il trasferimento di Lucia Monaco alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. E questo solo un primo tassello dei tanti scoperti a Vibo Valentia, celebrato con soddisfazione dai tanti colleghi giunti per l'occasione da tutta la Calabria. Procuratore, oggi è Vibo per suggellare un momento importante per questo tribunale. Ma oggi è un giorno importante di festa, però ancora dobbiamo aspettare altri due giorni importanti, c'è la nomina, l'insediamento del presidente del tribunale e poi la nomina del procuratore di Vibo. Questa è l'attesa del procuratore di Vibo, è un fatto importante e necessario. Ma è importante per la collettività, è importante per noi anche come procura distrettuale, perché speriamo sicuramente verrà un magistrato esperto, un magistrato di grande esperienza, come merita la provincia di Vibo. È un momento per la magistratura non semplice. No, perché? Perché? No, tranquillo, ognuno risponde alle proprie azioni. Dal report della Banca d'Italia sullo stato dell'economia in Calabria emerge l'abnorme destinazione di denaro al comparto sanitario. Pesano per le casse della regione i viaggi della speranza. Nella relazione diffusa da Banca Italia, oltre alle tante voci non proprio entusiasmanti che riguardano la nostra economia, ce n'è una che riguarda la sanità e che ben conoscono i cittadini calabresi. Si chiama emigrazione sanitaria o, se preferite, viaggi della speranza. Ebbene, gran parte del bilancio della regione viene assorbito dal comparto sanitario. È aumentata la spesa per l'acquisto di beni e servizi. I maggiori costi sono associati all'erogazione sia dei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, sia all'acquisto dei farmaci di nuova generazione. Il costo del personale è rimasto invariato, mentre in continua ascesa l'esborso di denaro destinato alla mobilità passiva. Insomma, anche dal report di Banca Italia emerge nitida la situazione di difficoltà in cui si dibatte il sistema sanitario calabrese. Dubbi, come era nella previsione della vigilia, sono espressi per ciò che concerne il famoso decreto speciale voluto dal governo, che a conti fatti non è destinato a produrre miglioramenti.
I 18 mesi previsti dalla ministra Grillo per rimettere in sesto le cose sono pura utopia, in quanto nulla è previsto nel provvedimento per quanto riguarda le assunzioni e nemmeno per ciò che concerne una maggiore capillarizzazione dei servizi nei territori più bisognosi di sanità della Calabria. Punto e a capo, quindi, in attesa che le cose cambino. Nelle prossime immagini invece vi mostriamo la nave più bella del mondo, la nave scuola Amerigo Vespucci, che è arrivata a Scalè. È stata accolta con allegria e entusiasmo dalla popolazione. In tanti infatti si sono recati in spiaggia per ammirare lo storico veliero, altri hanno affittato posti sulle barche per recarsi vicino alla Vespucci. A promuovere questa iniziativa l'associazione Cara Vecchia Scalea, che da un anno lavora per la riuscita dell'evento. Ferreo il protocollo sulla Vespucci, sono saliti il sindaco di Scalea Licursi, alcuni componenti dell'amministrazione comunale che ha collaborato con l'associazione, autorità civili, religiose e militari. Ad accoglierli il capitano di vascello Stefano Costantino e gli allievi della Vespucci. Vedete proprio in queste immagini gli interni della nave scuola Amerigo Vespucci. Davvero una bella emozione. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Viaggiavano con un vero e proprio arsenale da scasso in auto, fermati dai carabinieri ad Oriolo nel Cosentino dopo un inseguimento. All'interno dell'Areno Laguna i militari hanno trovato 17 bidoni da 20 litri ancora da riempire, dei passamontagna e dei tubi di gomma e un motore artigianale, materiale che sarebbe servito per asportare la benzina dai mezzi agricoli parcheggiati nelle campagne. Le targhe dell'auto risultano rubate, le due persone a bordo sono fuggite. Sottoponeva la moglie e i figli minorenni a continui maltrattamenti, minacciandoli di morte. Arrestato dai carabinieri a Sibari, un cinquantenne romeno. L'ennesimo episodio ieri dell'uomo ubriaco e violento. È stato uno dei bambini a scappare da casa e chiamare le forze dell'ordine, che lo hanno trovato mentre con mannaia e motosega inveiva contro i familiari. Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto a Rocca di Neto nel Crotonese dai carabinieri forestali, che hanno denunciato una persona con l'accusa di maltrattamento di animali. I militari hanno individuato in un'area di proprietà comunale alcuni box in muratura coperti da lamiere, all'interno dei quali vi erano i cani, 10 maschi e 4 femmine più i cuccioli. Con l'ausilio dei veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone è stata accertata la detenzione dei cani in condizioni di cattività. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con cui il GIP del capoluogo aveva disposto l'interdizione dei pubblici uffici disposta a seguito dell'inchiesta denominata Passepartout per il direttore generale Giovanni Forciniti e per il dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria Fortunato Varoni, in quanto ritenuti responsabili del reato di abuso d'ufficio. Forciniti e Varoni, insieme al presidente della Regione Calabria Oliverio, sono indagati per abuso in atti d'ufficio in relazione alla nomina di Forciniti a DG dell'azienda Calabria Lavoro. Secondo l'accusa, la procedura era stata viziata da irregolarità. Cambiamo argomento. Un protocollo centrato sulle attività turistiche è stato firmato tra i comuni di Cosenza e di Pignano. Il comune di Cosenza e quello di Pignano da oggi sono ancora più vicini grazie alla firma di un protocollo d'intesa volto alla creazione di itinerari turistici dedicati alla valorizzazione dei beni di interesse museale, di percorsi religiosi e antichi mestieri che rappresentano un pezzo significativo della storia di tanti piccoli borghi, come i 22 casali storici che fanno da corona alla città capoluogo. Se guardiamo alla storia, tutti questi piccoli centri che fanno corona a Cosenza, cioè i 22 casali storici, sono nella loro caratteristica proprio naturale dei piccoli centri d'arte. Non abbiamo saputo sfruttare fino in fondo questa magnifica dote che la natura e poi le presenze di artisti eccetera ci hanno dato. E per cui ben venga che la città capoluogo, guardandosi intorno, ha fatto sì che qualcosa possa ritornare almeno indietro come
collaborazione, come continuità nelle attività turistiche, culturali, artistiche, e questo per noi è senz'altro una garanzia. Cosenza è una comunità che secondo me è allargata anche ai casali cosentini, ha una storia unica. Questo protocollo può dare l'opportunità ai nostri turisti che vengono qui, adesso sono sempre più numerosi, di allungare anche il periodo di permanenza. Se noi facciamo in modo che il turista che viene a Cosenza, il visitatore, provi delle emozioni, alla fine sono sicuro che aumenterà il turismo. Ci sono regioni in Italia che hanno un numero di turisti stranieri infinitamente più grande del nostro, e noi dobbiamo aspirare, con tutto il patrimonio di risorse che abbiamo, a raggiungere questi numeri, perché questi diventino un'opportunità di crescita del territorio e soprattutto un'opportunità di lavoro per i giovani. Il protocollo d'intesa avrà come effetto immediato l'attuazione di un programma di sviluppo ed un progetto di valorizzazione univoco, di cui sarà parte integrante il progetto di marketing e animazione territoriale Di Pignano Tour Experience, già avviato dal comune di Di Pignano attraverso i musei del rame e degli antichi mestieri e i percorsi religiosi riconosciuti dall'arcidiocesi di Cosenza. In molti inseguono il sogno, in palio ci sono 171 milioni di euro e così il Super Enalotto fa il pieno di giocate. Potrebbe essere una di queste la schedina vincente del concorso odierno del Super Enalotto, che mette in palio più di 170 milioni di euro. Proprio qui, in questa ricevitoria a Corso Mazzini, 8 anni fa sono stati vinti 48 milioni di euro. La sera del 28 aprile 2011 la Dea Bendata cambiò la vita di un misterioso scommettitore qui nella ricevitoria parise, che si affidò ad una di queste schedine precompilate dall'importo minimo, scegliendo quella giusta. È stata una bella emozione, ci hanno chiamato verso le 8:20 da Sisal dicendoci che era stata fatta una vincita, ma non pensavamo un 6 al Superenalotto. La schedina è una schedina da 2 euro. Quindi probabilmente sarà stato qualcuno che passava di qua, ha staccato una di queste schede, magari ha preso, non so, un pacco di gomme, un pacco di sigarette o qualcosa, ha staccato una schedina e via, ha fatto questa magnifica vincita. Un colpo di fortuna che milioni di italiani e tanti, tantissimi calabresi stanno tentando inutilmente da mesi, facendo lievitare il monte premi a dismisura. Se oggi qualcuno indovinasse la sestina, si tratterebbe della seconda vincita di sempre, dopo quella da 177 milioni, realizzata nell'ottobre 2010 con un sistema a 70 quote e superiore alla super vincita del 27 ottobre 2016, effettuata a Vibo Valentia con una giocata da 3 euro. Speriamo che vadano a più persone, anche perché abbiamo fatto vari sistemi. E di più quote, quindi andranno a più persone. Speriamo di fare una bella vincita, dai. In ogni ricevitoria sono disponibili quote di sistemi che permettono di puntare con una cifra più o meno bassa a dividere il maxi premio con altre decine di persone. Questo è il sistema cascata di soldi. Ci sono 9.240 combinazioni, 60 numeri giocati. Il costo del sistema è di 6.930 euro. Il costo di una singola quota 70 euro e vincendo si vincerebbe una quota da 1.700.000 euro circa. Chi fa da sé punta l'intera somma da capogiro, ma in caso di vincita cosa si fa con 171 milioni? Meglio non pensarci. Al momento, se dovesse succedere, poi uno ne riparla. Questo sicuramente. Abbiamo incontrato chi oggi ha giocato per la prima volta e chi investe un euro a concorso per aiutare un proprio parente. Fare tanta beneficenza. C'è gente che muore di fame ancora e ha bisogno di quello che potrei fare, lo farei. Principalmente ho un nipote che lavora, fa il cuoco a Bologna e ci comprerò un ristorante. Con 171 milioni si potrebbe pensare di investire nel calcio, magari comprando un grande club o la squadra del cuore. Sarebbe qualcosa di micidiale per me. Non ho... La prima cosa che acquisterebbe, magari una squadra di calcio. Quella sì, sono tifosissimo del Cosenza, quindi senza dubbio, però poi gli altri in opere di bene, insomma, aiuterei tutti questi poveri che ci sono in giro. Al via domani a Carolei nel Cosentino le giornate rendaniane, l'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Alfonso Rendano, sostenuta dalla Regione Calabria. I nostri microfoni, Maria Passaniti, presidente dell'Associazione Rendano.
Maria Passaniti, che è presidente dell'associazione Rendano, domani partono a Carolei le giornate rendaniane per ricordare e valorizzare il genio, che è un genio calabrese, forse troppo poco conosciuto, troppo poco valorizzato. Sì, infatti partono queste giornate rendaniane che hanno proprio l'obiettivo di valorizzare la figura di Alfonso Rendano, che è stata per troppo tempo sottostimata, sottovalutata. Noi in queste tre giornate vogliamo raccontare proprio della vita, dell'esperienza artistica e professionale di Alfonso Rendano, raccontare anche dei particolari non conosciuti, insomma farlo conoscere il più possibile, perché è un patrimonio del nostro territorio, un patrimonio calabrese che deve essere valorizzato, perché tutto ciò che appartiene alla Calabria ha bisogno di essere comunicato e valorizzato il più possibile. Ci sarà anche una passeggiata sui luoghi di Rendano. Sì, abbiamo previsto questa passeggiata per ricordare proprio i luoghi di Rendano bambino, prima che Rendano, nato appunto a Carolei nel 1853, che poi Carolei che a lui ha lasciato all'età di 9 anni, quindi raccontare i luoghi che Rendano ha vissuto nella sua prima infanzia, cioè fino a 9-10 anni, e raccontarli con alcuni aneddoti particolari della sua vita, quindi fino a un percorso nel centro storico fino ad arrivare alla casa di Alfonso Rendano e possibilmente anche alla chiesa del l'Immacolata, che era il luogo dove lui si esercitava appunto sull'organo a canne che si trova in quella chiesa. Siamo allo sport, parliamo di calcio, presentato lo staff tecnico del Rende Calcio. Il Rende riparte dallo staff tecnico per confermarsi in un campionato difficile come la Serie C e come al solito fa delle scelte guardandosi intorno e puntando su tecnici che hanno un obiettivo comune, valorizzare le risorse del territorio. Il Rende Calcio è una società a chilometri zero, una società che vuole assolutamente sul territorio far emergere le professionalità, e ce ne sono tante, e quindi era importante dare la giusta attenzione alla presentazione di questo staff. Io sono molto contento perché sono tutti ragazzi che abbiamo chiacchierato tanto in questi giorni, vero? Quindi sono ragazzi che abbiamo avuto modo di continuare a conoscere, perché avevamo già avuto la fortuna di conoscere le caratteristiche umane di questi tecnici che ci affiancheranno quest'anno. Si ritorna quest'anno a parlare di valori umani, si ritorna a parlare di uomini prima che di tecnici, e questa per me è una grandissima fortuna, perché si rientra nella casa Rende, nella famiglia Rende, in quello che è l'obiettivo del Rende Calcio, cioè quello di avere sempre la serenità di un rapporto umano costante, chiaro, pulito, trasparente, guardandoci sempre negli occhi. È visibilmente emozionato il neo mister Andreoli, che dice: ho deciso di prendere un treno che passa una volta sola nella vita. Un ringraziamento al presidente che mi ha fatto questo piacevole regalo, perché qualche tempo fa, se qualcuno mi avesse detto che aveva allenato il Rende, poteva sembrare una vera pazzia, un'idea abbastanza remota. E lo ringrazio per le belle parole, lo ringrazio per la grande possibilità, perché ognuno di noi, quelli che fanno questo lavoro, vivono, lavorano, si migliorano, si aggiornano proprio per avere la possibilità di dimostrare le proprie capacità. E ogni allenatore, presunto tale, si augura che nella propria vita si possa verificare un'occasione del genere. A me è arrivata a 51 anni, la prendo, c'è stata una battuta tempo addietro, qualcuno mi ha detto: è un treno, un Italo che passa, non è un treno normale, è un Italo. Io mi ci sono buttato scapicollandomi, perché è una cosa in cui credo. Ho lavorato una vita per questo, ho fatto sempre questo, quindi spero, con il grande impegno, che è quello che posso naturalmente promettere e che farò fino allo stremo delle forze, di poter ripagare nella giusta maniera il presidente che ha azzardato questa scelta. Il resto dello staff è composto da Andrea Tricarico come vice allenatore, Armando Fucci preparatore atletico e Daniele Lanza preparatore dei portieri. Adesso le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Continua la fase stabile e soleggiata, favorita dalla presenza di un promontorio anticiclonico, più dai connotati azzorriani che africani, e temperature che non raggiungeranno picchi eccessivi. Da giovedì invece inizierà una graduale risalita delle temperature, causata dall'avvicinarsi di un campo anticiclonico africano, i cui maggiori effetti si avvertiranno nel corso del prossimo fine settimana. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui rilievi per lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibili deboli piogge su Pollino, Sila e Aspromonte. Temperature stazionarie. Domani mari poco mossi con venti che ispireranno deboli direzione sempre occidentale sul Mar Tirreno e deboli direzione settentrionale sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.